Ciao ragazzi, e bentornati di nuovo nella mia macchina, questa volta senza musica, senza occhiali. Ho un velo, diciamo, più serio per quel poco che riesco ad esserlo, perché vabbè, è successo un fatto che sinceramente un pochino me l'aspettavo per le persone che popolano questa terra, ma un po' comunque mi ha, non poco, mi ha dato molto fastidio. Allora, che cosa è successo? Allora, intanto facciamo un piccolo preambolo. Chiaramente tutti sappiamo la tassa, tutti sappiamo la tassa è ingiusta, inutile, questa ennesima provocazione, ennesimo sopruso che lo Stato fa verso alcune categorie, tutte chiaramente, però in questo caso, essendo un vapers, ricopro la categoria degli svapatori, e quindi si sta accanendo ancora l'ennesima volta contro gli svapatori, con quella tassa, ricordo, di quasi 4,20 euro, ora se non ricordo, diciamo 4 euro per essere buoni, una tassa, un'accisa che sopra dovrò pagare anche l'IVA, non si può sentire, quindi... tra le altre cose è incostituzionale, e è stata anche fatta in modo da equiparare un liquido a un solido, una cosa che non si può sentire, quindi era fatta paperino questa indagine dai loro mega super laboratori segretissimi. Comunque, fatto sta che a me personalmente questa tassa non mi sta bene, non me ne frega niente di pagare questa tassa, nel senso che non è giusta, non va bene, non è capibile. Perché? Perché le sigarette elettroniche non sono sigarette, quindi gli e-cig, ok, vaporizzatori personali, quindi non parliamo di tabacco e di sigaretta, nuoce gravemente, sicuro, fanno male, ma non a noi, non ai nostri polmoni, non a chi ci sta vicino, fa male solo allo Stato e alle lobby del tabacco. Quindi perché non prendere soldi tra noi che ci ammaliamo e la nostra, diciamo, il nostro ormai purtroppo diventato vizio, quindi il tabagismo? No, assolutamente no, qui perdiamo soldi, e quindi lo Stato, e soprattutto le lobby del tabacco, track con i loro artigli sopra. Siccome questa è l'ennesima cosa che a me dà fastidio, basta. Quindi, fatto questo piccolissimo preambolo, si era venuto a creare, ho creato, diciamo, su Facebook, ho scritto un post come diciamo, espressione mia per quanto riguarda questo evento e questo mio stato d'animo verso questa situazione. Quindi parecchi amici abbiamo un attimino disquisito sulla situazione, ci sono stati dei mi piace, quindi chiaramente l'argomento si stava accendendo e stava, comunque si stava costruendo un bel discorso costruttivo e interessante. A un certo punto un tizio, un tale, non lo so, ha messo un gruppo per fare giustamente una bella, diciamo, manifestazione a Roma per questa cosa qui. Fino a qui tutto ok. Stranamente mi aggiunge come, diciamo, per primo non c'era nessuno, il primo sono stato io sinceramente non mi reputo un VIP dei social, neanche un VIP della rete, quindi voglio dire, mi sembra strano, e va bene, comunque mi metto all'interno. Poi a un certo punto mi fa admin, perché giustamente è stato fatto notare la cosa che io ho iniziato un discorso e tu arrivi e ti fai il tuo gruppetto per... ok, vabbè, stupidaggini, e mi fa admin, perfetto, mi fa admin e cominciamo a avere due o tre battute insieme, parliamo un attimino, non ci saranno cappelli, le istituzioni, le organizzazioni, parole proprio che a me fondamentalmente non interessa. Abbiamo un'idea comune? Perfetto, dobbiamo manifestare e dire allo Stato che quello non va bene? Ok, ci organizziamo, andiamo, chiaramente chiediamo le autorizzazioni del caso,
ci organizziamo, ci conosciamo tutti, sappiamo chi siamo, brave persone, quindi non ci preoccupiamo di certe cose che non esistono, perché non stiamo andando a manifestare per la fame del mondo oppure in global o altre cose, è lo svapo, quindi non è manganellate, non esiste, non voglio fare, non voglio sminuire la situazione o non voglio comunque sia diciamo fare il ragazzo, quello che comunque è spensierato, che sminuisce un po' il tutto, assolutamente no, però comunque mi rendo conto che la situazione non è che è da chiamare le teste di cuoio, perché altrimenti ci possono staccare un braccio o comunque subentriamo sulla celere, cioè cose assurde. Quindi con questo tizio mi scrive tutto quanto oggi, da ieri a oggi, dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare, mi raccomando Stefano, facciamo una maglietta. Io certo, dico, già ci avevo pensato, facciamo questa maglietta, gli do lo slogan, tutto quanto, fai un file per organizzare le macchine di Pullman. Sembrava che era partito in quarta e andava benissimo questa cosa. Questa mattina arrivo, vado a lavoro e una svapatina alla faccia di tutti, chi ci vuole male e chi ci vuole fregare. Una bella svapata. Che poi quando parlo mi si secca la gola, quindi devo svapare per ammorbidirla. Quindi dicevo, sembrava che la partita in quarta va benissimo, ero anzi abbastanza anch'io fomentato, perché comunque e sono ancora tutt'oggi fomentato. Quindi l'indomani, cioè questa mattina, arrivo in ufficio un attimino, dopo il mio buon caffè, scrivo un post per cercare di trovare per sondare il terreno, e chiedo alle persone, dico, forse molto probabilmente possiamo fare il 9 febbraio, che cosa ne dite, il 6 febbraio, per capire un attimino. È chiaro che l'inizio, sempre essendo uno startup, all'inizio diciamo c'è un attimo da chiarire, poi per come la vedo io, qui nessuno è il capo di nessuno, abbiamo soltanto uno scopo, sia negozianti che vapers, il discorso della tassa, e comunicare che la tassa è una stupidaggine. Nel frattempo legalmente si sta procedendo con i ricorsi ed è giusto, ma anche noi cittadini dobbiamo far valere i nostri diritti, o comunque sia far capire, mandare il messaggio allo Stato che non siamo lobotomizzati, perché ormai l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello ci ha stancato, ci siamo un pochino svegliati, quindi qualcuno non guarda più la televisione, sta sul web, vive realtà estere che non sono assolutamente come le nostre, e ci siamo stufati. Quindi era soprattutto questo il messaggio che bisogna mandare a questo Stato, ok? Quindi fondamentalmente va bene, mando questa cosa, ci sono alcune persone, sì, va bene, no, non va bene, ho avuto dei, come giustamente, dei consensi e dei dissensi, fino ad arrivare alla pausa, alla mia pausa pranzo, verso le 2:30, le 3 di pomeriggio, poco fa, e mi contatta sempre questo tizio e mi dice che mi ha dovuto, purtroppo, mi ha dovuto rimuovere dagli admin perché sono un cane sciolto. Ah, un cane sciolto, perché io dovevo chiedere a lui l'autorizzazione per scrivere queste cose. Ma io non è che ho detto, ragazzi, il 9 faccio la cosa, assolutamente, poi io non faccio nulla, facciamo, perché io posso dire, ok, allora muoviamoci, facciamo questo, io sono a Roma, posso fare questo, questo e questo, tu stai di là, puoi fare quest'altro, ci organizziamo, è una cosa per noi, non è una cosa per uno, per l'individuo, assolutamente, qui ce ne guadagnano tutti. E tra le altre cose, se vogliamo essere sinceri ed onesti, la cosa che dovrebbe premere di più è proprio ai negozianti. E questo tizio è un negoziante mosso, attenzione, mosso dalle varie organizzazioni dei pro vapers, quindi che ci dovrebbero dare una mano. Perché? Perché ieri era tutto entusiasta e oggi addirittura, con un'arroganza, io, mi dice a me, poi fra poco vedremo anche le cose, le comunicazioni, come ti sei permesso, chi ti ha autorizzato? Oh, autorizzato di che? Ma scusa, ma stiamo scherzando? Allora, a quel punto, non c'è problema, a posto, mi ha tolto come admin, poi a un certo punto mi ha proprio tolto dal gruppo, non c'è problema, gli ho scritto come ultimo messaggio, un buon augurio come sempre,
Io svapo uguale, io manifesto uguale, non c'è problema. E onestamente, io spero che la vostra organizzazione vada bene. Punto. Poi mi ha chiesto che tipo di lavoro facevo, come se fossi un imbecille, un cretino. Ma cioè, qui non ci siamo, non ci siamo. Vuole addirittura, ieri sempre, ma subito accennato, chiediamo dei soldi per un fondo cassa, facciamo un conto PayPal, un fondo cassa per organizzare questa cosa, fondo cassa, i soldi. Cioè io vado a manifestare perché mi stanno togliendo i soldi e tu mi chiedi i soldi per manifestare. Non ho capito, scusa, non ho capito. Cioè, non... La cosa è nata già storta e non mi è piaciuta. Quindi poi il discorso per finanziare cosa? Vuoi comprare la pubblicità sui giornali locali? Non so poi quali locali, perché se leggeranno tre persone, non lo so, con tutto rispetto dei giornali locali, ma tu compri una testata che poi mi ha detto, perché quelle con minor tiratura te le fanno queste cose. Cioè, come i mafiosi. Organizzi tutte queste cose, vuoi fare una cosa, vuoi fare tanto il preciso, l'impeccabile, e poi come ti muovi in questo modo? Ma vogliamo cambiare la mentalità o continuare sempre come il solito italiano medio? Italiano medio, fra poco esce il film, quello lì è quello siamo. Allora, ci siamo stufati, perfetto, usciamo da questi schemi, i soliti schemi, non esistono più, finite, sono morti, morti come la classe politica che abbiamo, è morta, quindi dobbiamo far capire che abbiamo capito noi stessi che loro sono morti, che il nostro comportamento deve cambiare, perché altrimenti questa non è l'area per andare in paradiso. E quindi che cosa succede? Dopo questa storia, questo adesso mi sto un po' sfogando, quindi... vedrete uno Stefano diverso, e me ne dispiace anche, perché a me piace sempre essere col sorriso, ma oggi è difficile per questa cosa e mi girano abbastanza. Però venendo al succo, sto cercando, così diciamo, infatti avrete visto alcuni amici degli inviti da parte mia, sto cercando comunque sia, nonostante tutto questo, di organizzare, ma non è che io organizzo, ci organizziamo, ci diamo una punta, quindi un appuntamento, e andiamo a dire la nostra versione. Chiaramente l'informazione la dobbiamo far girare noi, la pubblicità ce la dobbiamo fare noi, punto. Non dobbiamo pagare nessuno, perché è un nostro diritto, è una cosa giusta che stiamo dicendo, e la versione esatta delle cose non ha bisogno né di pubblicità né di bandiere e né altro di qualcuno che fa da cupola per dirci dove andare e cosa dobbiamo fare, perché le cose partono dal basso, diciamo, le rivoluzioni. Adesso non voglio utilizzare parole forti perché non è assolutamente l'occasione, perché voglio dire, qui parliamo di un hobby, parliamo di un hobby barra una salvezza per chi è affetto dal tabagismo. Quindi comunque sia, parliamo di una cosa, spero, abbastanza blanda a livello di suo impatto, diciamo, sulla società, ma brutta come tutte le altre cose, sulla nostra libertà. Perché è l'ennesima volta che ci stanno prendendo in giro. Quindi, che cosa dico? Per concludere, altrimenti parlo troppo e sembro, dopo sono tedioso. Quindi vi sto, diciamo, cercando di fare un pochino da collante, così poi ci si ritrova, ci scambiamo le idee insieme in un, diciamo, in un gruppo, senza prevaricatori, senza che nessuno dice io no, tu devi fare quello che dico io. Assolutamente, ci mettiamo d'accordo, buttiamo giù un po' di idee e vediamo come possiamo arrivare alla nostra meta, il nostro motivo perché ci raduneremo, per non farci prendere un'altra volta in giro. Quindi ci organizziamo e ci vediamo così a brevissimo su questo gruppo, su questo evento, più che gruppo, pubblicherò un po' di news, cercherò, ecco, di comunque vi allineerò col discorso, diciamo, dei permessi in questura, perché ci vado io, non mi interessa, ci vado, ci organizziamo, andiamo, e poi qualsiasi cosa io
potete contare su di me, quindi io faccio da riferimento, non ho problemi, e io ci andrò, punto. Quindi anche se non c'è nessuno, io comunque ci andrò, perché io mi devo saper guardare nello specchio e dire: questa cosa non mi sta bene, io ho fatto il possibile, sono arrivato a 1, sono arrivato a 2, a 10, non è un problema. Però è arrivato il punto di dire basta. Allora iniziamo con una cosa un po' più semplice, cioè con lo svapo. Non sto dicendo con il, purtroppo, con i problemi molto più seri che tutti quanti sappiamo, con il lavoro e quant'altro, quindi lungi da me una cosa del genere. Però cominciamo da un qualcosa un pochino più, diciamo, semplice. Quindi adesso, ecco, almeno mi saluto come il solito modo, mi metto un attimino un sorriso più consono al mio modo di essere, vi faccio un'ultima svapata. E con l'ultima svapata, con uno Stefano un pochino insolito, io vi saluto e ci sentiamo a brevissimo, quindi stay tuned e... Vaffanculo la tassa, dai! Yeah.